Oh, come mi piace trascorrere le mie giornate in tranquillità, dando da mangiare ai piccioni russi del cosmodromo. Ma cos'è questa musica che si sente in lontananza? Diventa sempre più forte. Oddio, che cos'è quello? È un uccello! È un aereo! S.E.P.I.X. Buon salve ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete capito, andremo a giocare con il prezzo ombra, fucile automatico che da D1 è tornato nei nostri inventari. Ma prima di tutto andiamo a vedere come sono riuscito a rollare quest'arma. Devo dire che questa mia versione del prezzo ombra si avvicina molto ad un God Roll. Sicuramente la combo vento assassino fanfarone è la miglior combinazione di perk che potessi trovare. Peccato solo per il prodigio che poteva essere migliore. Ovviamente sono andato ad accompagnare il tutto con una modifica di Icaro e a questo punto direi che non ci resta che provare l'arma direttamente in partita. Allora, innanzitutto c'è da fare una premessa, ovvero il fatto che io sto utilizzando quest'arma con un cecchino, che non so se è effettivamente la scelta migliore che potessi fare, per quale motivo? Perché, come vedete, l'arma è molto buona dalle distanze medio-lunghe, quindi con un cecchino probabilmente non riesce a coprire proprio tutti gli spazi che dovrebbe. Però è anche vero che forse con una mitraglietta ci troveremmo svantaggiati dal lato opposto, quindi dalle distanze un po' più lunghe non riusciremo a dare il meglio dell'arma, o meglio in generale. Quindi diciamo che questo rimane un po' un punto interrogativo. Non so ancora bene come utilizzare quest'arma, se coprire le lunghe distanze o quelle corte. Cosa che in realtà in qualche modo potrebbe anche stare a rappresentare la versatilità dell'arma. Perché comunque il fatto che la possiamo usare bene o male da qualunque distanza è decisamente un punto a suo favore. E quest'uomo deve stare solo zitto. Vedete, anche da distanze comunque abbastanza ravvicinate o da distanze. Aspettate, c'è un attimo da fare. No, non fare la pozza, non fare la pozza. Sono occupato, perché mi rompere? Ma la cosa bella di quest'arma è che in realtà sulla carta non dovrebbe essere così forte. Perché, spero che i miei calcoli siano giusti. Ma teoricamente il time to kill di quest'arma dovrebbe essere di 0,85, che è ben superiore in realtà al time to kill in generale di un 600 colpi al minuto, che diciamo sono gli automatici un po' più in meta, o comunque di un 140 HC, insomma di un cannone portatile che viene abbastanza utilizzato, diciamo. Nonostante ciò non si trova, cioè non ha problemi. Poi è vero, c'è anche da dire che l'ho droppata, sono stato molto fortunato perché l'ho droppata penso con il God Roll, considerando i perk che abbiamo visto prima con cui si può droppare, la combinazione evento assassino so scarso, questa so scarsa è un perk intrinseco della mia persona. Dicevo, la combinazione evento assassino fanfarone non è per niente male. Ah, ho sentito un rumore di uccellino che ho appena sterminato. Dimmi che quella non è una super o no? GG. Nice nade. Guarda quanti. Vedete, anche da lontano il danno inizia a scendere ovviamente un pochino, perché da 28 fa 25, come è naturale anche. Fanculo, fanculissimo. No, cristalli si sono sciolti. Non so come non sono morto, il signore mi ha graziato. Questo significa che devo fare almeno un ottavopla per farmi. Ora io devo fare una confessione che probabilmente deluderà molti di voi, però non mi sembra giusto ingannarvi e quindi ve lo devo dire. Mannaggia a questo gay che mi ha preso la granata in volo. Ovvero, questa confessione è che io ho giocato a Destiny 1 per un paio d'anni. Ma di quest'arma non ho assolutamente memoria. Nel senso, sono sicuro che esistesse. Però l'ho sempre vista come un. Cioè, io al tempo, quando giocavo a Destiny, non giocavo come gioco al momento. Quindi per me le armi non avevano dei nomi. Erano impulsi del crogiolo, automatico dell'avanguardia. Quindi probabilmente questo era l'automatico blu dell'avanguardia. GG per me. E tra l'altro bisogna ricordarsi che al momento è un po' presto perché non mi chiamo Esoteric e non riesco a fare i cala al 1300 da solo senza.
abbastanza luce, con tutte le cose che appunto servirebbero. Però facendo il canale 1003, quest'arma si può ottenere anche nella sua versione affinata. Ok, ora, come ci insegna la legge del bravo youtuber, la prima partita è di introduzione, la seconda partita è quella in cui si chiacchiera, la terza partita bisogna tryhardare. Possibilmente mettendo qualche colpo addosso al nemico. In ogni caso, ragazzi, dato che sono parecchie le armi che sono uscite con questa nuova season e quindi sono parecchi video che possiamo fare, magari scriveteci qua sotto nei commenti quali sono le armi che vorreste vedere prima. Per esempio c'è l'arco esotico, che magari vi porteremo direttamente quando ci sarà il catalyst. Ci sono i cecchini nuovi che sembrano molto molto interessanti, quelli sicuramente arriveranno. Insomma, sono tante le armi, quindi fateci sapere nei commenti quali sono quelle. Ammasciottato. Abbiamo capito che non devo parlare io, perché se parlo questa partita la tryhardiamo. Invece non ho ancora fatto una kill. È sempre lui! Ma è incredibile! Ma quest'uomo con questo cecchino è Gesù! Gentilissimo Mr. Kennedy. Gentilissimo anche tu. Gentilissimo anche tu. Corre, ricarica, ricarica. È lui, è lui. I had my... No, non era lui. Era Clio, era quello che mi ha spostato in faccia. Ok, qui avete visto tutta l'incredibile potenza di quest'arma tenuta in mano da una persona che ha dei pollici. E un Suros Regimen che dovrebbe essere teoricamente più in meta, tenuta in mano da uno che non li ama. Tanto Coleo, che non si chiama Clio ma si chiama Coleo, raga, è Dio quest'uomo. Se stai guardando questo video, mi dispiace, non so cosa ti ho fatto di male. Ha scatenato questa tua ira nei miei confronti. Però non lo faccio più, cioè, dimmelo la prossima volta, così. Nel dubbio io mi scuso, perché... In ogni caso, direi che l'arma è essenzialmente una buona arma. È molto carina da utilizzare, non è niente di troppo devastante. Non è nemmeno una cosa schifosa. No, sono pazzo. Ho messo un cecchino in mano contro Coleo. In ogni caso sono molto curioso di vedere la versione affinata, perché appunto con tutte le statistiche migliorate potrebbe diventare veramente qualcosa di eccezionale. Quindi ragazzi, io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividetelo. Io vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.